Angela Picardi, un appello al voto in vista del ballottaggio qui a Poggibonsi. Care elettrici e cari elettori, domenica e lunedì siete chiamati ad assolvere a un dovere importantissimo, quello di esprimere il vostro voto. Siamo quasi più che a un ballottaggio, a un referendum. Voi dovete decidere se continuare con questa amministrazione, quindi con l'amministrazione di sinistra, in persona del PD, oppure se volete cambiare e quindi dovete scegliere per il cambiamento, per la svolta, per una nuova visione della città, dovete scegliere e votare sul simbolo Angela Picardi, sindaco di tutti. Io rappresento la novità, rappresento la svolta, rappresento il cambiamento. Cambiamento che ci può essere soltanto con una scelta coraggiosa, sì, può anche essere una scelta coraggiosa, una scelta però che dovete affrontare ed effettuare con tranquillità. Perché io appartengo alla comunità di Poggibonsi, sono cresciuta a Poggibonsi, ho lavorato a Poggibonsi, quindi sono una di voi, conosco esattamente quelli che sono i vostri problemi e conosco anche quelle che sono le aspettative. Conosco il vostro bisogno di avere un'amministrazione che vi sia vicina, che vi ascolti, che sia sensibile a quelle che sono le vostre esigenze e che possa dare delle risposte. Positive o negative, quelle che siano, ma risposte. L'amministrazione attuale, quella uscente, non ha dato risposte. È un qualcosa che nel tempo si è allontanato giorno dopo giorno sempre di più dalla cittadinanza. Manca l'ascolto e quindi manca la partecipazione. Se non si ascolta, la cittadinanza non può partecipare. E l'ascolto vuol dire conoscere quelle che sono le problematiche e cercare di aiutare a risolvere i problemi. Quindi, se volete il cambiamento, se volete approfittare di questa situazione che si è verificata, quindi del ballottaggio, vi invito a esprimere il vostro favore nei confronti della mia lista, ma ponendo una croce sul mio nome, Angela Picardi. Sarò il sindaco di tutti. Grazie.